Buongiorno a tutti, eccoci qui pronti per la seconda lezione. La prima, quella che abbiamo svolto l'altro giorno, che se ti ricordi riguarda lo scioglimento di tutti i muscoli del corpo. Partiremo esattamente da dove abbiamo lasciato, cioè dalla posizione di gambe piegate a terra che serviva con l'esercizio a sciogliere i muscoli del quadricipite. Da qui in poi faremo una lezione che riguarda il potenziamento muscolare e per questo chiederò anche l'aiuto di mio figlio Arthur, perché in certi momenti sarà difficile spiegare e fare gli esercizi insieme. E quindi dai, partiamo per la seconda lezione. Ricordati che la prima va sempre svolta prima di qualsiasi cosa, proprio per far sì che i muscoli siano già caldi quando tu lavori. Partendo da questa posizione quindi, che abbiamo lasciato l'altra volta, ok? Scendiamo in avanti e eseguiamo il primo esercizio che serve a lavorare le braccia. E sono isometrie, flessioni in isometria, in questo modo. Puntiamo i piedi, chiudiamo i gomiti e mandiamo il bacino in alto. Questo è l'esercizio. Qualche secondo in questa posizione. E scendiamo andando avanti, in questo modo. Eseguiremo questo esercizio per 3 volte. E tre. Almeno una decina di secondi su. E bene. Da questa posizione ci giriamo, portando il bacino a terra, con le gambe perfettamente piegate, un bel respiro, faremo addominali in isometria, portando punte dei piedi verso di te, mani sulla pancia e stando così per almeno 10 secondi. Da questa posizione scenderemo buttando fuori l'aria. Eseguiremo questo esercizio per 3 volte. E di nuovo una terza volta. Il primo e il secondo esercizio possono essere anche fatti facendo prima uno e poi l'altro, cioè in questo modo. Uno. Due. Il totale comunque dovrà essere sempre di 3 e 3 almeno. Si può ripetere questo esercizio per un paio di volte. Esercizio successivo. Per questo esercizio mi avvarrò dell'aiuto di mio figlio. Faremo flessioni, le classiche flessioni, in cui però faremo molta attenzione. Per esempio, se una donna che comunque non pratica ha difficoltà comunque a fare flessioni con i piedi a terra, potrà sempre fare flessioni sulle ginocchia, in questo modo. Ok? La cosa importante è che la schiena e il bacino siano sempre in linea, che non si faccia questo movimento, che è sbagliato, e che le braccia non siano né troppo avanti, questo è sbagliato, né troppo indietro, ma all'altezza del petto. Quindi, eseguiremo degli step di flessioni partendo da 10. 10, torneremo in questa posizione, qualche secondo, 8, questa posizione, 6 e in questa posizione. E poi salteremo con i ginocchi al petto. Questo esercizio lo farò vedere da mio figlio. Prego Arturo, accomodati. Gang gang, io vado a vedere Ti va? Questo lo dovremo tagliare. Allora, ne faremo fare solo 6, ma faremo vedere l'esercizio. 6 flessioni, prego.
Ovviamente questo esercizio puoi svolgerlo in casa, attenzione ai mobili, fai attenzione che intorno a te non ci siano oggetti Lo faccio e io. subito, finite le 10, 8 e 6 flessioni, salteremo come si dice con ginocchi al petto di prima. Di prima significa appunto in questo modo. Vedete? I piedi, basta, Arthur, non devono fare un doppio rimbalzo ma saltare subito. Grazie. Questo secondo esercizio lo faremo per 2 volte, 10, 8, 6, ginocchi al petto e torniamo giù. Poi di nuovo, se vogliamo, altrimenti passiamo all'esercizio successivo, 10, 8, 6. L'esercizio successivo servirà a lavorare la zona dei dorsali e lo eseguiremo sempre in coppia. E sarà questo. Se hai a casa anche un bastone di legno, puoi usufruirne, prego. Sarà fatto in questo modo. La persona è a terra e ecco, la persona che sta sopra dovrà chiudere i gomiti e puntare le ginocchia, non forte, sulla schiena del compagno. Il compagno scenderà buttando fuori l'aria. Uno, tira giù le braccia e chi sta sopra intanto lavorerà il bicipite. Questa è in posizione isometrica. Si torna su. E questa è una. Se ne fanno almeno tre di queste. Due. Su. E tre. Su. Vedete? Contemporaneamente in questo modo lavorano entrambi gli atleti. Chi sta sotto lavora i dorsali, chi sta sopra lavora il bicipite. Quindi è molto importante che chi sta sopra non faccia movimenti aprendo i gomiti, ma tenendo sempre i gomiti chiusi. Fatto questo, ci si cambia e chi sta sotto va sopra e sarà il compagno a eseguire l'esercizio isometrico. Giù, vedete? Trattenendo il respiro. Su, buttando fuori l'aria. Fatto questo esercizio di 3 e 3, lo rifacciamo di nuovo, questa volta a gruppi di 10. 8 e 6, ma questa volta più veloci. Tac. E così via. Sono per lui 10, 8 e 6 e per me 10, 8 e 6. Grazie Arthur, grazie Gatto, andiamo avanti. Fatti questi esercizi di potenziamento, passiamo alla parte che serve a sciogliere anche schiena e la zona dei lombi. Qui, diciamo, gli esercizi sono vari e puoi alternarli o farli di seguito. Il primo è l'esercizio cosiddetto del gatto e per questo abbiamo portato anche un gatto. Partiremo da posizione supina. Le mani al centro del petto si divide in 4 fasi. La prima, 1, 2, gobba. La 3, in cui si stende il corpo tenendo fermi le braccia. E la 4 si ritorna giù, quindi sarà 1, 2, 3, 4. Questo esercizio va ripetuto almeno 4 volte. L'esercizio successivo, per cui mi avverrò sempre dell'aiuto di mio figlio, sarà quello di portare su le ginocchia con il mento a terra. Prego, Arthur. Posizione cosiddetta della locusta. Attenzione, questo esercizio va svolto quando si ha già i muscoli caldi, perché ci si potrebbe fare male alla schiena. Prego, su. Ok. Può essere eseguito in modo isometrico, cioè restando su, oppure molleggiando, facendo vari molleggi. Vai. 2, 3 e così via. Grazie, Arthur. Siamo giunti all'esercizio che riguarda il grancio, cioè la parte addominale. Allora, ce ne sono di 100.000 tipi. Noi svolgeremo questi due esercizi. Il primo, crunch da terra. Piedi, diciamo, larghi all'altezza delle spalle. Mani incrociate, ma la cosa importante è che le mani non vadano a tirare sulla testa, ma siano solo appoggiate. La testa è giù. L'esercizio è solo di arrotolamento. Questo. Fino a 10. Centrali, buttando fuori l'aria, e
Poi si passa a quelli laterali, il ginocchio, vedete, è chiuso, la mano è sulla pancia, l'altra è dietro la testa. Il gomito tocca terra e tocca il ginocchio in questo modo. Per 10 volte. Poi passeremo alla gamba e al braccio successivo, per 10 volte sempre. La testa non si deve muovere, è il braccio che fa il movimento e che fa il crunch laterale. Ultimo, ma non ultimo, le gambe sono allungate, possono essere incrociate o dritte. Devono superare la linea di 90 gradi e veniamo su in posizione centrale per 10 volte. Un altro esercizio, una gamba è tesa e una è piegata. Portiamo le braccia dietro la testa e veniamo su senza alzare la gamba. Questo. 10 volte per ginocchio piegato. Vedete, le mie braccia scendono lungo il percorso del corpo per evitare di scendere, boom, sbattendo la schiena. 10 con una gamba e 10 con l'altra. Vedete, la gamba che sta sotto si sposta e basta, non fa movimenti di salita. E con questo abbiamo lavorato anche la parte addominale. Ovviamente ci sono mille altri esercizi, ma noi oggi ci fermeremo a questi due. E andiamo avanti con gli esercizi successivi. Una volta che abbiamo scaldato e potenziato tutti i muscoli del corpo, passeremo alle cosce, in cui lavoreremo sempre in questo modo. Le gambe sono leggermente divaricate, i talloni sono a terra. Scendiamo in posizione accosciata, portando le braccia avanti, in questa posizione. Risaliamo, spostando leggermente il bacino avanti ogni volta che saliamo. Faremo 10 di queste accosciate cosiddette centrali. E così via, fino a 10. Vedete? I piedi non alzano i talloni, il bacino resta centrale. Questo. 10 volte. Successivamente faremo quelli che sono chiamati affondi. Anche qui esistono decine di tipi di affondi diversi. I nostri sono in diagonale, portando il ginocchio della gamba posteriore a terra e le braccia appoggiate a terra. Uno. Vedete? Quando ci solleviamo è importante non spostare la gamba posteriore facendo questo, ma alzando solo quella anteriore. In questo modo. Due. In questo modo, vedete? 3 e su, 4 e su, fino a 10 e 10 per gamba. Potremmo anche aggiungere, per gli atleti che si sentono di fare anche altro, quelli posteriori, cioè portando la gamba indietro. 1, su, 2, su. Vedete, le braccia non appoggiano mai. Non spingono, perché sarebbe comunque un modo di disperdere l'energia del movimento della coscia. Quindi uno, su, due, su. Bene, a questo punto abbiamo potenziato un po' il tutto. Non ci resta per chiudere questo secondo gruppo di esercizi, che è un esercizio che noi chiamiamo di mezzo rotolamento. Questo esercizio si svolge, attenzione ad avere sempre il giusto spazio e non dare, come si dice, capocciate. Spostiamo una gamba indietro, scendiamo giù a terra, spostiamo le gambe e veniamo su. Mio figlio adesso lo vorrà vedere lateralmente. Mezzo rotolamento significa toccare e risalire. Per 5 volte eseguiremo questo esercizio. Quindi, buon lavoro a casa, se potete eseguire esercizi anche in coppia con più persone, magari col vostro gatto se passa, e
Sentiamo i nostri muscoli già ben scaldati e pronti per la fase successiva. Prima di chiudere, voglio introdurti alla prima posizione che studierai poi successivamente, che è proprio tipica del Kung Fu, quella cosiddetta del cavaliere. Apriamo le gambe con le punte a 45 gradi e portiamo le braccia in guardia in questa posizione. Questa è una guardia sinistra, questa una guardia destra. Posizione del cavaliere, inizio di tanti esercizi è questo. Guardia sinistra, guardia destra. Buon lavoro, alla prossima!